Momenti di musica di altissimo livello ieri sera all'interno della chiesa dello Spasimo, riaperta in occasione della Via dei Tesori, che peraltro continua ad ospitare fino al prossimo 9 gennaio la mostra artistica di Franco Accursio Gulino. Ad esibirsi al pianoforte Floriana Franchina, compositrice e polistrumentista messinese, diplomata al Conservatorio di Bologna, che ha intrattenuto il pubblico presente con una serie di brani quasi tutti del suo repertorio personale. L'acustica perfetta del sito e la raffinatezza artistica della musicista hanno suscitato grande interesse, emozione e naturalmente gli applausi dei presenti. Un concerto che ha permesso alla Chiesa dello Spasimo di rivivere un altro momento importante dopo la chiusura lunga più di mezzo secolo. Fuori dalla chiesa dello Spasimo c'è stata la protesta di Totò Allegro e Luca Garofalo, entrambi disabili, risentiti con l'organizzazione per la mancata attivazione di una soluzione che, peraltro lo ricordiamo, sin dal momento della riapertura dell'antichissima chiesa di Sciacca, permettesse anche la possibilità di garantirvi l'accesso attraverso l'intervento di superamento delle barriere architettoniche. Con loro si sono intrattenuti la vice sindaco Gisella Mondino e il sindaco Francesca Valenti, condividendo questo disagio e ricordando che si tratta di un bene monumentale di proprietà del Fondo edificio di culto, significando in tal modo che qualsiasi eventuale intervento di collocazione di uno scivolo andava assunto in un ambito di condivisione di responsabilità più ampio, compreso quello della soprintendenza e beni culturali.